Buongiorno e buonasera dal vostro Zuirito, ragazze e ragazze, ed eccoci qui in questo nuovo episodio di The Boogeyman, l'uomo nero nascosto nel vostro armadio. Però, a causa mia, aspettato così tanto che adesso è diventato lo scheletro nel vostro armadio. L'ho fatto morire d'attesa, porca miseria! Abbiamo utilizzato la chiave della cappella. Non capite male, pure qua, e siamo dentro. Shirley! E crocifissa? Hold it. Aspetta. Hey there, it's the dynamic duo again. Ehi là! Ecco di nuovo il duo dinamico. Boogeyman, anche tu sei con lo yaoi, vero? Per ogni gioco che tratto c'è sempre sto yaoi di mezzo, le coppettine, eccetera, eccetera. Comincio a preoccuparmi di me stesso. You. Tu. Stay back, he's on. Sei indietro, è armato, e ci credo, un cazzo di macete là. Ooh, I'm shaking, David. Oh, are you mad, I wonder? Sorry to tease you back there. Oh, sto tremando, David. Oh, sei incazzato, mi chiedo. Culo, Pokémon! David ti vuole fare il culo così? But I know how it feels when you don't know if a loved one is safe. It's truly distressing. Now, don't look behind you. But David, oh David, you're demanding something you can never have. You know everyone will always leave you, so why do you struggle so? Sai che chiunque ti lascerà sempre, quindi perché lottare? What are you saying? Get away from Shirley, now! Che stai dicendo? Vai via da Shirley, adesso! Very well, I will open your eyes. Men are always led astray by women. Molto bene, ti aprirò gli occhi. Gli uomini sono sempre portati alla deriva dalle donne. Oh, guarda, Boogeyman! Guarda! Non lo sapevo! Questo sembra un discorso un po' misogino, però cacchio. This is what the evil ones deserve. Questo è ciò che i malvagi meritano. Get back! Sei indietro! Shirley! Hey. Allora, cerchiamo di capire cosa ha fatto David. Ha preso il secchio d'acqua, se l'è buttato addosso e poi ha attraversato le fiamme. Tutto alla velocità della luce. E David non riesce a liberare la donna che ama. Ma quando sei coglione, tu vai lì senza un'arma, qualcosa per tagliare. Come cacchio? Il secchio è vuoto. Non possiamo attraversare le fiamme. Abbiamo un piccolo coltello. David, use this. David, usalo! E la liberiamo. Shirley, hey, wake up! Shirley! Shirley, svegliati! Well done, David. I knew you believe right in there. Ci fa anche dei complimenti, l'uomo nero. Anche lui ha problemi di tosse. Good. But boy, I just don't get you. You ought to just dump her, the same way her parents dumped her. She never needed you for anything anyway. Devi scaricarla. Nella stessa maniera che hanno fatto i suoi genitori. Comunque lei non ha mai avuto bisogno di te per qualsiasi cosa. Once a loner, always a loner, David. Two loners getting together to feel secure. Pretty hollow, don't you think? Un solitario sarà sempre un solitario, David. Due tipi solitari stanno insieme per sentirsi al sicuro. Here I thought you'd know the sorrow of
bother of being needed. Qui ho pensato che avresti conosciuto il dolore di aver bisogno di qualcuno a cui aggrapparsi. But you and her, it just doesn't work. You're abandoning her. Ma tu e lei non funziona, la stai abbandonando. What do they say again? That's right. Like father, like son. Tale padre, tale figlio. Shut up! Oh well, if you won't take my advice, then let death part. Vabbè, se non prenderai il mio consiglio, allora lascia che la morte faccia la sua parte. I'll make it a dramatic one for you. Might as well. Ne farò uno di tipo drammatico. Oh cacchio, la situazione sta peggiorando. My leave, then. Wouldn't want to disturb you two having a hot moment. E se ne va perché non vuole disturbare la loro intimità, Hot. Però almeno su questo ha dei sani principi e valori. E adesso tocca a noi salvare a questi due. Forse di qua? Abbiamo rimosso questi assi di legno. Ci sta un'ascia. E poi che cacchio bisogna far più? Un pannello di controllo per la pressione dell'acqua. Aumentiamola. Aspetta, ci sono dei tubi. Mica dobbiamo salire di sopra? Oh oh. David, puoi raggiungere la scala? No, le fiamme sono troppo. Stay there, I'll take care of... Rimani lì. Me ne occuperò io. Speriamo. Ah, meno male che il timer si è resettato. Dove cacchio siamo finiti? Ah, da qui si vedono le fiamme della cappella. Aspetta. Rompi il tubo. Abbiamo spento l'incendio! Sì, abbiamo salvato questa coppia! Ritorniamo da loro. Tutto bene, amorini? Are you hurt? I'm fine, thanks. But Shirley isn't waking up. Non si sta svegliando la ragazza. Only fainted. Let's carry her to the safe. È soltanto svenuta. Portiamola alla stanza sicura. Shirley. David, where am I? David, dove sono? Your arm, it's burnt. Are you okay? What happened? Il tuo braccio è bruciato. Stai bene? Cosa è successo? I'm glad you're okay. No, adesso David mi fa tenerezza. Stai piangendo per lei. What's wrong? What? Cosa c'è di sbagliato? Cosa è successo? Charlie, ti avevo salvato da un incendio! I see. All that while I was out like a dunce, huh? But what matters is that you are safe, Shirley. Same to all of you. So the only one who hasn't been found is... L'unica persona che non è stata ancora trovata, eh? Helena. La moglie. Del protagonista, e vai. I'll go find her. Don't leave the room. Andrò a trovarla. Non lasciate la stanza. Wait, Keith, I'll go with you. Aspetta, Keith, andrò con te. Oh? It's not safe for anyone to act alone at any rate. What if something happened out there? Non è sicuro per nessuno agire da solo di questo passo. Yaoi, evviva! Adesso le mie scritte scipperanno anche questi due! Oh yeah! I'm telling you, don't. But... Don't you ever forget your duty. What is that woman to you? You're gonna leave her to come with me? Get a grip. You have to protect her. Hai intenzione di lasciare la tua donna per venire con me? Devi proteggerla. Shirley?
I understand. Ricevuto. Oh, ok, allora David rimarrà qui per salvare la sua amata. Un classico, un classico. I just have to beat the crap out of what the fuck? Weirdo if he comes by, right? Simple enough. Be careful out there, David. Ha detto che spaccherà la testa dell'uomo nero se dovesse apparire. Alla faccia della donna debole. You do that, Shirley. Let's go. Hey. Keith. Find Helena quickly, please. Trova Elena velocemente, per piacere. Are you stupid? What are you even thinking? Sei stupido? I'm not stupid, but I am thinking. Yeah, I'm uneasy when I don't know if Shirley's okay, but I know she'll be fine there with the others. So che lei sarà bene con gli altri. You've got a tough wife. Yeah, I usually lose when we get in fights too. Di solito perdo quando noi combattiamo. Ho avuto la conferma che lui è Luke nella relazione, che bello! So, what about Helena? I don't know. Che bello, proprio senza emozione. I don't know, non so dove sta mia moglie. Siamo ritornati alla cappella. Ci deve essere qualcosa da fare qui. Ah! Bastava semplicemente spostare sta croce? Salirci sopra? E rompere il vetro. Oh cacchio, siamo sul tubo! You're gonna walk along those? Hai capito bene, David, dobbiamo camminare sul tubo! Questa scena mi fa ricordare in mente Ciro nella Città incantata di Hayao Miyazaki, lo studio Ghibli. Non so se avete presente. Vabbè che in Giappone si pronuncia Ghibli, non so se lo sapevate. Vabbè, poi questa sarà una info che magari farò in un video dedicato. Adesso ritorniamo al gameplay. No other path. Don't like it. Leave. Non c'è nessun altro percorso, non ti piace? Allora via. Eh no? David deve seguirci per forza. Chi cade adesso? Don't come this way. You're gonna make me fall. Non venire da questa parte, mi farei cadere. Stavo ritornando a destra. Come sono stronzo e trollone. E siamo qua su. Di qua dove si va? Oh, un bel letto matrimoniale. Guarda come dondolo, guarda come dondolo sul cavallin. La 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 la. Poi mi prenderanno per un pazzo, ma chi se ne fotte, si vive una volta sola. Che canzoncina di merda, sinceramente, ho appena... Ah, un diario scritto con calligrafia femminile. Mio padre mi ha dato dei meravigliosi regali oggi. Allora, un pupazzo d'un clown, un carillon e un pianoforte. Ha detto che tutte e tre sono parte di un set. Ecco quel carillon. Ah, è uscita una chiave. Io ho sempre scherzato che con le mie urla defloravi i timpani. Quella abbiamo fatto proprio nel senso letterale. Con una chiave abbiamo trapanato quell'orecchio. Ah, sei proprio di una famiglia di clown bastard, eh? Maledetto figlio di buona clown. Dalla bocca ha cacciato fuori un fogliettino. Mamma mia. Mi ha fatto venire un leggero colpettino, eh. Però sono riuscito a trattenermi. L'arca di Noè, la torre di Babele. Dovrebbero essere dei suggerimenti, eh. Ah, possiamo riprenderci la chiave. Ah, cioè, inseriamo e togliamo. Giustamente. Mica bisogna sempre lasciare dentro tutto. Capita a me. Un cadavere.
David, perché dici di volerci aiutare se poi sei il primo a cagarti in mano? Perdonami. Avrà fatto sicuramente una brutta fine. Aspetta, mica si usa la chiave qua. Sì, sì. Bisogna girarla, immagino. Anzi, ah, ecco, abbiamo aperto. E mo... che si fa più? Ah, apriamo, sì, la parte in alto. Aspetta, c'è qualcosa qui. Un interruttore? Abbiamo spostato il dipinto. C'è una stanza segreta, entriamoci subito. Dove cacchio siamo finiti? Un'altra nota, terra. Che c'è scritto? Ah, come l'abbiamo sempre... Il povero omino... Vabbè, sono cacchiate, stava davanti a questa... Pulcinello sulla toppa. Strano e comico, e ci credo. Quanto è bello sto Pulcinello. Ammetto che è diverso da quello napoletano. Bravo Pulcinello, bravo, bravissimo. Pure l'italiano qua. Hey, detective. Ah, è venuto a interrompere la mia commedia, sto stronzo. Why do you're always carrying a little box with you? A precious little black box. A treasure trove of all you hold dear. Porti sempre con te una piccola scatola. Una preziosa piccola scatola nera. E questa scatola contiene le sue cose più care? Don't you notice the smell from that box? It's, you know what it is, don't you? L'hai notato? L'odore da quella scatola, eh? Tu sai cos'è, non è vero? Do you think you're better than me? Do you want to kill me or befriend me? Pensi di essere meglio di me? Vuoi uccidermi o essere amico mio? I'm so sorry. Please forgive me. Mi dispiace così tanto, per piacere perdonami. Who do I pray to straighten out this crooked tongue? Adesso ritorniamo da David che si è cagato in mano. Mi spiace per lui, dobbiamo rasserenarlo in qualche maniera. Quasi quasi gli proporrei qualche bella foto nuda di Shirley. Visto che purtroppo deve accontentarsi della foto. Occhi pieni, mani vuote, anzi, mani piene! Ma non di Shirley, ma di qualcos'altro. You okay? David, stai bene? Sorry, I just felt kind of... I don't expect you to be unfazed by a sight like that. You know, that corpse was strange. Sai, quel cadavere era strano. Strange? How so? Strano? In che modo? The other servants were found dead in what looked like living spaces. But this one's way out here. Not to mention I found this on the floor. Ammunition? So they were shot? Ah, questo qui è stato sparato. All the others were caught unaware and stabbed. This one was tied to a chair and shot in the head. Seems it was a struggle to the bitter end. Tutti gli altri sono stati catturati e accoltellati. Questo era stato legato a una sedia e sparato sulla testa. Is this just for show too? I think we get the idea by now. I'm not too sure either. But yeah, it's odd that he'd use a gun. I wonder why that is. Strano che ha usato una pistola. Damn it. I should be able to figure this out. God, this feels awful. I feel like I'm missing something. Something I should realize with some thought, but I'm just not noticing. My brain just hasn't been working lately. Sento come che stia mancando qualcosa, qualcosa che dovrei realizzare con qualche pensiero. Why is that? I guess because I'm not enough of a man to solve two problems at once.
Dice che non ci riesce perché non ha abbastanza uomo per risolvere due problemi in una volta. È molto molto strana questa cosa. Perché questo qui è stato ucciso in maniera diversa? Magari ci sta anche un altro colpevole? Oltre all'uomo nero? Bah, lo scopriremo presto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete commentate, alla prossima. Ciao ciao!